Una pianta che ha una condizione unica, almeno tra le poche, di viviparità, cioè il seme e il frutto sono la stessa cosa. Questa pianta ne produce decine, a volte centinaia di questi frutti, è una zucca rampicante, parente della stessa famiglia anche di questo bestione qua, che abbiamo ribattezzato Wilson. E in questo caso invece abbiamo un chayote. Il chayote è una pianta antica che è arrivata nel 700 in Italia e in Europa ed è diventata famosa proprio per il numero di frutti che produce. Immaginate già avere un seme di partenza così, con questi germogli, parte già alla grande, va arrampicandosi e tutte queste simili pere, diciamo, questi frutti appesi, verso fine estate potete già raccogliere e conservare fino a giugno dell'anno dopo. Quindi si conserva benissimo. Si mangia al pari di zucchine e zucche, tutto intero il frutto. Se lo sezioniamo non troviamo semi, è tutto da mangiare, anche l'interno, perché è già lui il seme. La vitalità di questo frutto, la quantità di clorofilla, amminoacidi e sali minerali che ha è abbastanza esclusiva ed è un ortaggio vivo, no? Dobbiamo sempre puntare a ortaggi vivi che possono darci soddisfazione nel raccolto, ma anche qualità nel nutrimento. Che poi è quello che ci serve in questi tempi per tenere alte le nostre difese immunitarie. Le famose difese immunitarie che sembra che non esistano più, ma invece come si esistono?